Ciao, sono il dottor Valerio Morello Zenatello, ex campione di football americano, e in questo video ti rivelerò le vere ragioni per cui nessuna dieta funziona. I motivi, te lo anticipo, sono principalmente tre e nei prossimi 10 minuti ti dirò esattamente quali sono. La buona notizia è che l'eccezione che conferma la regola esiste e si chiama dieta flessibile, l'unica dieta al mondo capace di scolpire il fisico dei tuoi sogni senza il minimo stress. Per tua fortuna, dieta flessibile non è solo una dieta, ma un'azienda di cui io e il dottor Mario Giglio siamo gli unici e legittimi proprietari. Un'azienda che ha già aiutato più di 329.190 donne a tenere senza stress un corpo sexy e attraente. Un risultato così eclatante non si era mai visto prima ed è per questo che siamo apparsi sui giornali più famosi d'Italia. Per esempio, Vanity Fair, Il Sole 24 Ore, Il Tempo. Quindi, se anche tu desideri dimagrire, perdere peso o tornare in forma, iscriviti al canale, continua a seguirci e clicca subito il link in descrizione. Così scoprirai come scolpire il fisico dei tuoi sogni grazie a dieta flessibile, la dieta senza stress più amata dalle donne. Ma ora torniamo a noi. E quindi, il problema numero uno, il motivo numero uno è che le diete classiche si concentrano solo sulla perdita di peso, non puntano a farti bruciare grasso. Ora, tutte le strategie nutrizionali che ho visto nella mia esperienza in 12 anni di carriera hanno lo scopo di farti perdere del peso. Nessuna si concentra realmente sul metabolismo e sul grasso. Perché questo? Come funziona a livello pratico? Funziona che semplicemente ricevi un fogliettino con molte meno calorie da mangiare rispetto a quello che ti servirebbe e inizi a perdere del peso. Ma come? Come? Perché? Che peso perdi? Ti spiego subito. Il tuo metabolismo reagisce al taglio drastico delle calorie in un modo molto semplice, che questo sanno tutti, ma dopo vediamo il perché nessuno ti spiega nel dettaglio. Il metabolismo, quando passa dalla tua dieta sregolata per quanto sia, il tuo modo di mangiare in cui mangi un sacco di calorie, a una dieta in cui mangi pochissime calorie, reagisce all'inizio facendoti perdere un po' di grasso, ma poco dopo, quando questo continua dopo i primi giorni, quindi continui a seguire una dieta rigida, drastica, con poche calorie, senza carboidrati, con pochissimi grassi, quindi le classiche soluzioni strampalate che ti propongono, quando continui a seguirla per più di qualche giorno, il metabolismo smette di intaccare le riserve di grasso e inizia a innescare una reazione di emergenza. Perché? Perché mangiare poche calorie per diverso tempo è qualcosa che mette a repentaglio la tua salute, il tuo metabolismo e la tua vita. Non puoi per sempre mangiare pochissime calorie. Quindi cosa accade? Accade che il corpo inizia a eliminare liquidi. Infatti tutti ti dicono i primi sono liquidi. Vero, lo saranno anche dopo perché se inneschi la reazione di emergenza del metabolismo inizi a perdere principalmente i liquidi, principalmente tessuti muscolari per due motivi. Uno, perché il corpo inizia a sbarazzarsi di quello che non gli serve. Due, perché il corpo può ricavarsi dai tessuti muscolari le sostanze di nutrimento che gli servono. Può prendere i muscoli, distruggerli, ottenere delle proteine che può trasformare in zuccheri da consumare. Il nostro metabolismo funziona con il glucosio, quindi in qualsiasi dieta, anche quelle che ti danno solo proteine da mangiare, il corpo fa una cosa molto semplice: scompone le proteine, ne ricava zucchero con un processo chiamato proprio gluconeogenesi, che puoi trovare ovunque su Google, scompone le proteine, ottiene degli zuccheri e può campare. Quindi fa questo, smantella i muscoli, smantella i tessuti magri e inizia a perdere liquidi e un pochino di grasso per poter sopravvivere. Questo sì, si traduce, tu perdi liquidi e perdi muscoli, ovviamente sulla bilancia peserai di meno. E da un lato questo accontenta la persona, accontenta il cliente, perché sì,
vede il peso che scende sulla bilancia, ma non è una questione di salute, non è un fattore che ti aiuta poi a livello metabolico a tenere il metabolismo alto. Ed è quindi un problema, perché a lungo andare non sarai più in grado di perdere peso, perché tu puoi smantellare fino a una certa muscoli, puoi perdere fino a una certa muscoli e buttare fino a una certa liquidi. Grasso non potrai più bruciarne, perché arrivi a consumare, a bruciare troppe poche calorie, e quindi arriverai ad abbattere il metabolismo, che vedremo nel punto successivo. Ma intanto voglio collegarmi al punto numero 2. Il motivo numero 2 per cui le diete non funzionano è che hanno troppe restrizioni e troppe limitazioni, ti richiedono troppi sacrifici. Di solito, nel 99% dei casi è così, la persona che fa una dieta ha delle abitudini alimentari, dei gusti, delle preferenze che sono completamente diversi dalla dieta che sta seguendo. Ho sentito di persone che amano mangiare la carne fare diete vegetariane o diete vegane. Perché? Perché lo specialista o gli hanno detto che deve fare la dieta vegana se vuole dimagrire. Ora, a parte che questo non ha nessun senso, ma una dieta che ti impone restrizioni, ti impone limitazioni, può andare bene per una settimana, per due settimane, ma dalla terza in poi inizierai a soffrire quella dieta, inizierai ad avere difficoltà a seguirla perché è troppo diversa dalle tue abitudini, il tuo stile di vita, i tuoi gusti ti richiederanno di ritornare alle tue abitudini. Quindi è vero che per un po' perdi magari del peso perché stai facendo dei sacrifici assurdi, ma a lungo andare dovrai tornare ai tuoi gusti, alle tue abitudini, alla tua natura, e quando questo accadrà riprenderai tutti i chili che hai perso con quei sacrifici e quelle restrizioni con gli interessi, perché era qualcosa di troppo innaturale per te. Il terzo motivo, come ti dicevo nel primo punto, è che queste diete, facendoti perdere solo peso e concentrandosi solo sulla perdita peso, abbattono il metabolismo. Ora, cos'è il metabolismo? Il metabolismo sono le calorie che tu sei in grado di bruciare, che il tuo corpo è in grado di bruciare. Se tu, con la dieta che ti fa solo perdere peso, elimini muscoli, elimini liquidi, un po' di grasso e metti in emergenza il metabolismo piano piano, più va avanti la dieta, più si abbasserà fino a un minimo che è quello che gli consente di sopravvivere con le poche calorie che tu gli dai. Quindi, paradossalmente, meno calorie mangi, più il tuo metabolismo si andrà abbassando, fino ad arrivare a un punto in cui il metabolismo non sarà più in grado di bruciare calorie a sufficienza e tu non perderai più peso. Quindi, sì, magari arrivi anche a perdere i 5 kg che volevi perdere, benissimo, il metabolismo si abbassa e arriva laggiù fino al punto in cui tu hai perso quei 5 kg, tu sei contenta, sei felice, saluti il professionista, te ne vai. Che succede? 1, 2, 3 settimane hai recuperato i chili persi con gli interessi e che devi fare? Devi tornare a fare la dieta dall'esperto di turno, dal professionista che ti rimetterà un'altra dieta che ti abbatterà ancora di più il metabolismo per farti perdere quei chili che tu hai accumulato e così via. E il ciclo si ripete. Perdi peso, riprendi i chili con gli interessi, torni dal professionista, fai un'altra dieta che ti fa perdere peso, abbatte ancora di più il metabolismo e prendi ancora più chili con gli interessi e ancora e ancora e ancora. È per questo che quando fai diete senza carboidrati, diete a bassissime calorie, perdi peso solo fino a un certo punto e poi riprendi con gli interessi. E devi riparlare con chi ti fa perdere chili, ricominciare un'altra dieta a suon di quattrini, ricominciare sempre tutto il ciclo da capo, e alla fine è successo che tu spendi patrimoni per ritornare sempre al punto di partenza. Ora, naturalmente tu mi dirai, Valerio, ma perché nessuno mi spiega queste cose? Perché nessuno mi spiega perché il metabolismo si abbatte? Perché nessuno mi fa fare una dieta che rispetta il metabolismo? E la risposta, ragazzi, è purtroppo semplice, perché non tutti i professionisti hanno una certa etica, non tutti i professionisti sono disposti a spiegarti veramente come funziona il metabolismo
e rinunciare alla loro gallina dalle uova d'oro, che è il tuo metabolismo. Purtroppo però, come spesso accade, a lungo andare non funziona più nulla. Il metabolismo si abbatte così tanto che nessuna soluzione funzionerà più se non rimettere in sesto il metabolismo con un reset metabolico, con sacrifici, costanza e tanto impegno, che è qualcosa che purtroppo abbiamo visto nella nostra esperienza, dopo aver aiutato più di 300.000 persone che si sono rivolte a noi, abbiamo visto essere qualcosa di più unico che raro, trovare qualcuno che realmente sa mettere mano sul metabolismo e resettarlo per davvero. L'unica cosa che purtroppo per il tuo metabolismo e per la tua salute abbiamo visto molti professionisti sono in grado di fare è quello di darti una dieta ancora più rigida, ancora più severa della precedente. E quindi se desideri finalmente fare qualcosa che intanto ti faccia perdere davvero grasso corporeo, se desideri qualcosa che non ti faccia passare le pene dell'inferno, non ti faccia soffrire con restrizioni assurde, proibizioni incredibili, se vuoi finalmente fare una dieta che rispetta il tuo metabolismo, ti fa bruciare grasso, che fai una volta e per sempre e non riprendi più i chili persi con gli interessi, e allora devi iniziare la dieta flessibile. E puoi farlo anche tu in un modo molto veloce, molto semplice, che non prevede rompicapi o che non prevede di scervellarti. Semplicemente qui sotto trovi in descrizione il link che ti consente di parlare direttamente con noi di dieta flessibile. Ci spieghi esattamente qual è il tuo problema, che difficoltà hai incontrato, che cosa hai fatto in passato, e possiamo spiegare anche a te, come abbiamo fatto con centinaia di migliaia di donne fino ad oggi, quali sono i passi corretti per rispettare il tuo metabolismo e ottenere anche tu un corpo da modella, da stella del cinema, un corpo sexy e attraente, senza inutili sofferenze e senza rinunciare ai piaceri della tavola. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto lasciami qui sotto un bel mi piace, iscriviti al canale e soprattutto lasciami i tuoi commenti. Commenta qui sotto perché voglio aiutare anche te a raggiungere i tuoi obiettivi senza assurdi sacrifici e senza cadere nelle trappole delle classiche diete. Ci vediamo al prossimo video.